Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente, anzi non nuovamente, ci troviamo qui su Pokémon, o meglio su Nintendo 3DS che sto recando da qui, come vedete c'è il filo attaccato che è diretto al PC, perché oggi giocheremo a Pokémon Zaffiro Alpha. Seriamente ragazzi, non vedevo l'ora di iniziare questa nuovissima avventura insieme a voi ragazzi, quindi direi di non perderci in chiacchiere. Un po' guarderò davanti a me perché c'ho anche la visione sul monitor sul PC, ovvero un po' guarderò in basso, ovvero sul Nintendo, quindi se ogni tanto mi vedete così non sono impazzito io che guardo la scrivania, ma essenzialmente cacapupù. Quindi Pokémon Zaffiro, let's go. Magari leviamo pure il puntatore, che lo veni, c'è quel bel puntatore mouse bellissimo. Ok, gioca Pokémon Zaffiro Alpha in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano! In italiano. Yes. Inizia il gioco? Sì. Ovviamente se sentite i rumori fuori, è normale. Ogni volta che io devo registrare parte tutto. Oh, il video! Oh! Oh, fighi! È acqua, sì, è acqua! Raga, è un mamma mia! Oh, una goccia! Yeah. L'inizio fantastico di Pokémon. Presents by Game Freak. Da 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 da. E noi saremo lui, questo brutto ragazzo. Che brutto però, però va bene. Ci accolliamo, dai. Finito. Ma che cazzo di Pokémon era? Ma chi sono sti Pokémon? Ma li conosco sti Pokémon? Rocco! Kyogre! Il simbolo dell'alfa. Più o meno, dovrebbe essere quello. Allora ragazzi, Pokémon! Pokémon! Sembra ancora Pokémon! Non accenna a cambiare, Zaffiro Alpha! Premista! Guardate sotto Kyogre! È fighissimo! Allora, in primis, ci terrei a dire una cosa. Questa che vedrete tutto qua attorno è la grafica che un attimino mi sono abbozzato con Camtasia. E nei prossimi episodi cambierà totalmente, visto che sarà Lady Fra a realizzarmene una, ragazzi. Ovviamente sarà 10 volte più figa quella di Francesca, quindi la ringrazio già ancora prima che me l'ha fatta, perché mi sopporta tantissimo, perché è lei che mi realizza le copertine e tutta la grafica che vedete nel canale, tranne quel il background che ho nel canale, tranne quello che non l'ha fatto lei, infatti è brutto, non mi piace più, ma vabbè, comunque per il momento l'ho abbozzata con Camtasia questa grafica che vedete, ma prossimamente arriverà una figa. Detto questo, dov'è Start qua? A Start. Start. Ragazzi, finalmente, dico finalmente, ci troviamo su Pokémon. Ok, cos'è che è? Oh, ciao, scusa se... Ma tranquillo, tu sei il professore... ciao, scusa se ti ho fatto... Tranquillo. Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Salve, io sono Birch. Oh, ciao Birch. Lui è Albero Bianco di Minecraft, vi ricordo. Tutti mi chiamano Professor Pokémon! No, io ti chiamerò Professor Albero Bianco di Minecraft, essenzialmente. Questo è un Pokémon, sì, e questo è il mio... Ok, sì, certo, caro. Oh, sì. In questo mondo vivono creature che noi chiamiamo Pokémon. Sì, lo so. Per noi esseri umani sono degli amici fedeli e talvolta dei preziosi collaboratori. Mamma mia, Larion, quanto è figo. A volte... Malgrado questo profondo non sappiamo tutto, ovviamente. Sono molti i segreti che ancora devono essere svelati. Per questo mi dedico alla ricerca sui Pokémon. È la mia principale. Tropius! Salve signor Taylor! Succede niente? Raccontami qualcosa di te.
C'hai il pistolo o c'hai la passerina? Fammi indovinare. Ovviamente. C'hai il pistolo o una... Vabbè, secondo te, secondo te, per favore, c'ho il pistolo, c'ho. Ho capito. Lui ha capito, grande. Ok, si è bloccata la webcam. Ok, ok, si era bloccata tantissimo la webcam. Non chiedetemi perché. Ora spero di allinearla decentemente. Allora, aspetta, facciamo così. Come ti chiami? Bla. Ok. Scrivi il tuo nome. Beh, ovviamente, cioè, ti pare come mi chiamo? Pepo. No, minuscolo. Dov'è il minuscolo? Com'è? Scrivi il tuo nome. Nome. Oh, Pepo. Fatto. Spazio go. No, che spazio go, ma sono cretino. Come si dà l'ok? Salvemi. Ah, invio. Pepo. Yes. Fatto. Mi chiamo... Allora ti chiami... No. Non mi chiamo Pepo Spazio. Creare il personaggio già di per sé è difficilissimo. Allora ti chiami Pepo, giusto? Yes. Bene. Quindi tu sei Pepo e stai traslocando ad Albanova. La mia... Ah, quindi io sto trasferendo alla tua città natale. Fantastico. Tutto chiaro. Ok, va bene. Mettiamo casa. Avevo dubbi. Tu dici non li devo avere. Va bene. Bene, allora è tutto pronto. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Forza, fatti coraggio e tuffati nel mondo dei Pokémon, dove ti attendono sogni, avventure uniche e Magikarp che ti areranno brutalmente tutti i tuoi Pokémon. Che ricordiamo che io e i Magikarp non è che andiamo tanto d'accordo, però sì, i Magikarp mi uccidono i Pokémon, però... ma di questo non deve interessare. Ovviamente noi viaggiamo all'interno di... Oh, perché cammini qui? Oh, cammino! Che va via! Sto camminando! Oh, bellissimo. Mi sento una persona felice. Ho appena esaudito un sogno, basta. Oh, siamo scenduti. Oh, siamo giù. Ok. C'è la mamma? Il camion in mezzo ai coglioni! Non è che lo può spostare, sa? Devo parcheggiare. Pepo, eccomi qui tesoro. Ciao mamma. Il viaggio sul camion dei traslochi deve essere stato... Grazie al cazzo, mi hanno buttato nel culo del camion. Cioè, di solito uno viaggia nel posto passeggeri, non nel posto bagaglio. Però, hey, a noi non importa. Questa è Albanova, ti piace? Ci sono due case in croce. Anzi, tre. La mia, quella dell'altra tipa, della rivale si può dire, è quella del professor Albero Bianco di Minecraft. E questa è la nostra nuova casa. Ha un'aria un po' antiquata, ma sembra molto confortevole, non credi? Sì mamma. E c'è anche una stanza tutta per te. Dove ci starò siano due secondi. Sì mamma. Forse entriamo. Va bene. Mamma, perché quando entri fai... Ah, io pure. Ciao Machok. Ehi Pepo, guarda! Cosa ne dici? Non è bello qua? Sì, se vuoi che ti dico che è bello, te lo dico. È bellissimo. I Pokémon traslocatori si stanno occupando del trasloco e delle pulizie finali. Che comodità! Sì, in effetti è comodo. Machoke Oke! Grazie, si chiamano Machoke. Avete fatto un ottimo lavoro. Ok, ok, sì, sborsi i soldi. Donna! Amore, fila in cucina e fammi un panino, donna! Ovviamente, ma ciò che occhio! Fucche. Pepo, la tua stanza è di sopra. Vai a vederla, tesoro. Vado, madre. Papà ti ha comprato un orologio per la tua nuova camera. Grazie, papà! Roba che io uso tanto, mi dicono. Non dimenticare di regolarlo. Sì, mamma, tanto sto al PC, l'orario sta scritto in basso a destra, quindi... Vabbè. Oh, navi map, oh, c'ho il navi map. Oh, raga, c'ho il navi map in basso, C'ho la nave e la mappa della nave. Ok, va bene. Allora, va bene, ok. Diciamo che non so un attimino come muovermi, però va bene, ok. Allora, posso guardare tutto? No, vorrei toccare tutto. Una bambola Ajuril, il suo odore fa tornare alla mente bei ricordi. Oh, un quadro. No, non posso cliccare. Ok, volevo cliccare cose a caso, ma non è possibile.
Ok, regoliamo l'orologio. L'orologio è fermo, meglio regolarlo e metterlo in funzione. Ok, che ore sono? Sono le... Fatto? Ah, hai fatto tu. Sono le 16.05. Ecco, l'orologio è a posto. Ho fatto. Mamma, ha fatto! Peppa, allora, ti piace la tua nuova stanza? Bene. Tipo Giovanni di... Tipo Giovanni Mucciaccia. Bene. Ora è tutto in perfetto ordine. Prendila con la vinilica. Ok, basta. Ho finito di sistemare le ultime cose anche di sotto. Ah! Non lo so. Non so proprio come faremmo senza l'aiuto dei Pokémon. Sì, mamma. Ah, già, assicurati che sulla tua scrivania ci sia tutto. Mamma, c'è un libro che non è mio! Mamma! Non è mio quel libro! Che tu lo sai che non l'ho mai studiato in vita mia! Di chi è sto libro? Il quaderno di Peppo contiene le regole dell'avventura. Non è mio! Ce l'hanno messo là! Non è mio! Dunque, leggiamole perché non fa mai male, almeno per me non fa male. Regola numero sull'avventura. Con il pulsante X si apre il menu. Oh. Salva e progressi con salva. O con X. Ho aperto il menu. Peppo apprende. Peppo apprende. Borsa. Che c'è borsa? Che c'ho nella borsa? C'ho i trucchi. Oh, c'è una pozione. E poi non c'ho un cazzo. No, bellissimo. Ok, come si va in... Con B. Peppo, vediamo Peppo. Giusto così un excursus. Allora, soldi. Oh, c'ho 3.000 euro. Che si chiamano 3.000 Pokémon, sti cazzi. Poche famiglia, si sono una persona sola. Punti lotta, si sono una persona pacifica. Oh, allora, inizia avventura il 13 dicembre. Sì, va bene. Ok, sì, sti cazzi. Allora, c'è un cestino. Per favore, grazie al caro, non ci ho ancora buttato niente. Va bene, mamma, andiamo. Scendi, io scendo. Oh, Peppo, vieni qua, sbrigati. Che vuoi, mamma? Devo andare a prendere i Pokémon. Guarda, è la palestra di Petalipoli. Forse vediamo papà. Perché si chiama palestra di Petapipoli? Petalipoli. Ci scorreggiano là dentro. Cosa? Reporter, dalla palestra di Petalipoli questo è tutto. Seguirà un servizio sullo spettacolo astronomico del centro spaziale di Verde a Zupoli. Ho già finito, papà c'era di sicuro, ma mi sa che ce lo siamo perso, che peccato. Ah, dimenticavo, uno degli amici di papà vive qui in città, è il professor Albero Bianco di Minecraft. Abita proprio qui a fianco, vai a trovarlo. Sì, va bene, ciao mamma. Ma posso correre? No, non posso, posso correre. Corro tantissimo. Corro tantissimo. Oh, salve, che mi devi dire tu? Anche quando la console è in modalità riposo, puoi ricevere informazioni dai giocatori che incroci tramite Street Pass. Sì, ok, non mi interessa. Tu che vuoi? Il professor Albero Bianco di Minecraft passa giorni interi in laboratorio e poi esce all'improvviso per continuare le ricerche. Va bene, mi chiedo se trascorre. Vabbè, sì, ciao, ok. Sono qua, salve! Cosa? Che hai? Che vuoi? Oh, ciao! Come va? Tu devi essere Peppo. Sì? Noi siamo i tuoi nuovi vicini. Piacere di conoscerti. Abbiamo una figlia della tua età e vorremmo che te la scopassi in modo brutale e seducente. Non so come si fa a scopare in modo brutale e seducente, però sti cazzi. Non vedevo l'ora che arrivassi per fare amicizia. Credo che sia nella sua stanza al piano di sopra. Perché non vai a salutarla e ti presenti? Su Pokémon più o meno funziona così, nel senso che... Cioè, tu arrivi, entri e sti cazzi, no? Vabbè, andiamo a salutare la tipa, dai. Come ti chiami, donna? È una bambina. Vabbè, non è che noi siamo grandi, Più o meno l'età varia dai 10 ai 12 anni. Dico, i personaggi, se vedete... Hanno 10-12 anni circa. Pokémon in piena forma, strumenti alla mano e... Oh! Ogni volta quando vedo il suo punto esclamativo penso... Il rumore di Metal Gear! Cos'è stato? E tu chi sei? Raga, state vedendo? Ha avuto un orgasmo, tipo... Ah! Non lo so. Oh, sei Peppo. Ah, semplicemente ha letto. Ok.
Ok. Non commento. Ah, ah già, hai traslocato oggi. Mi chiamo Vera, piacere di conoscerti. Io sogno di diventare amica dei Pokémon in tutto il mondo. Soprattutto di Lickitung. Immagina perché. Ho sentito parlare di te da mio padre, il professor Albero Bianco di Minecraft. Speravo tanto che fossi simpatico e saremmo diventati buoni amici. Ma io amerò sempre Lickitung. Oh, ma che sto dicendo? Ci siamo appena conosciuti. Mica posso dirti che io e Lickitung siamo... capito, no? Dai. Dai. Sono timida. Oh no, sono in ritardo. Devo andare ad aiutare papà con i Pokémon selvatici. Spero ci sia là un Lickitung. Oh, ciao Pepo. Ci vediamo dopo. E noi ci troviamo qui, in camera di una ragazza, senza nessuno, in una casa che non è nostra. Dov'è il comodino con le mutande? Dov'è il comodino? Non c'è il comodino con le mutande! Signora! Dove ha le mutande sua figlia? Oh, qua dentro? Porca troia, non possiamo aprirlo. Vabbè, andiamocene, dai. Niente mutande della figlia. Signora, io vado, grazie, ha una figlia fantastica. Più o meno, rompe il cazzo, però un pochettino. Casa del professor Birch. Ok, dovremmo andare sicuramente qua. Magari che ricorriamo. Ok, permesso. Salve. Dio, questo qua mi sembra tipo il classico secchione con i denti a castaro. Sì. Mamma mia. Per me, ragazzi, guardatelo e ditemi se non vi sembra tipo uno di quei secchioni che... Sì. Vai. Il professore Bianco di Minecraft. Il professore è appena uscito una difesa sul campo. Mi dispiace. Ah sì, ti spiego cos'è una ricerca sul campo. È uno studio condotto nell'ambiente naturale. In campagna o in montagna, invece sì in laboratorio. Il professore non è tipo da stare seduto sulla scrivania. Preferisce il modo empirico a quello tradizionale di imparare le nozioni sui libri. Probabilmente starà facendo delle ricerche lungo il percorso 101 fuori dalla città. Vabbè, mamma mia, che... ma sei brutto brutto sei, eh. Da, da, da. Che cos'è sta cosa? Sembra una macchina importante. Ah, sicuramente non è la Lamborghini. Mostra una mappa della regione di Hoenn con informazioni dettagliate sugli habitat dei vari Pokémon. Non volevo dirlo, ma non me ne frega un cazzo. Andiamo a prendere il nostro primo Pokémon. Sento delle urla sento delle urla provenienti da laggiù. Che si fa? Che possiamo fare? Qualcuno potrebbe dovrebbe chiedere un aiuto. È un bambino, va letto come un bambino. Aiuto! Un cane. Ehi tu, per favore, aiutami! Nella mia borsa c'è una Pokéball! Non è vero, bugiardo, ce ne sono tre. E allora come la mettiamo adesso? Nella sua borsa? Dove vai? Non lasciarmi qui così! Ok, va bene, salve, sì, grazie, è stato un piacere. Dove vai? Non lasciarmi qui così! Che palle però, ci avevo da fare. Devo fare pipì, te la prendi a male se sei lì due minutini. Vabbè, dai. Ovviamente non ho dubbi riguardo la scelta, Scegli un Pokémon. Il primo è Trico. Pokémon di tipo erba. Che non sceglierò. Torchic, Pokémon di tipo fuoco. Molto carino, mi piace. Ed è lui quello che non sceglierò, infatti, perché sarà Mudkip, il Pokémon di tipo acqua, che io amo. Seriamente, a me Mudkip piace da morire. Quindi ragazzi, non perdiamoci in barbabietole. Sarà Mudkip il nostro primissimo Pokémon. Vuoi scegliere questo Pokémon? Yes. Tranquillo Mudkip, io e te diventeremo dei grandissimi amici. Da, 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 da. È apparso un Pociena selvatico. Avanti Mudkip! Da, 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 da. Cosa deve fare Mudkip? Allora, deve fare lotta. Ha già pistolacqua? Pistolacquizzalo! Sputagli! Pistolacqua! Oh, il Pucciena selvatico usa azione! Ma stordo! Lotta! Pistola acqua! Avanti, Mudkip! Era lo stronzo! Il danno incredibile! Il Pucciena selvatico usa azione!
Non mi fai niente, stronzo! Lotta! Pistola acqua! Aralo brutalmente! Aratto! Il Pucina selvatico non ha più energie. Oddio, è diventato piccolissimo, è diventata una zecca. È diventato un cecchiena. Ah, sono stato colto di sorpresa mentre ero intento a studiare Pokémon selvaggi nel... Selvaggi, sì, proprio selvaggi. Nell'erba alta. Mi hai salvato, grazie. Oh, ma tu sei Pepo, il figlio di Norman! Come sei diventato grande! Salve, non è che per caso lei vuole fare il prete, no? Beh, questo non è il posto adatto per chiacchierare. Vieni, andiamo al mio laboratorio. Mamma, mi vuole violentare! Ho 10 anni, eh! Cioè, ti arriva la polizia a casa, ti arresta. Le musiche le adoro, ragazzi. Ta-ra-ra. Allora, Pepo, ho sentito tanto parlare di te da tuo padre. Papà, perché non ti fai un po' di cazzi tuoi? Se vuoi parlare di me, stai. So anche che non hai ancora ricevuto un Pokémon. Ti ho appena rubato Mudkip. Ma da come hai lottato prima capisco che hai talento. Suppongo tu abbia preso da tuo padre. Di certo è così. Facciamo così, come ringraziamento per avermi aiutato prima, puoi tenere il Pokémon che hai scelto. E Mudkip ci piace. E già che ci sei, perché non dai un soprannome a Mudkip? Sì, sì, proprio li sanno di soprannominare. Bene, che soprannome vuoi dargli? Allora, Mudkip lo chiamerò... Ragazzi, più o meno, e dico più o meno, ho già in mente una mezza squadra. Non, probabilmente la cambierò nel corso del gioco, però qualche Pokémon che voglio in squadra già ce l'ho. E non nel senso che ce l'ho, però già ho in mente chi catturare. In ogni caso vedremo come si evolverà la situazione. Comunque voglio dargli un soprannome a Mudkip e lo chiameremo allora Mudkip è forte, eh. Allora ragazzi, Mudkip essenzialmente, almeno la prima evoluzione, diciamo Swampert un po' meno, però lo voglio chiamare così, non mi interessa niente, ragazzi. Dai, allora pa ciò pacio co pacioccone, bello pacioccone. Non so se da voi si usa, ma da noi pacioccone tipo per dire è troppo carino. Beh, si fa tipo stringendo di loca, ma che bello pacioccone che sei. Perfetto, per me va bene pacioccone, ragazzi. Pacioccone, forse alla terza evoluzione glielo cambieremo. Se ti dedichi ai Pokémon e accumuli esperienza, diventerai senz'altro un allenatore in gamba. Gli ho dato un'altra voce, ma questi cazzi non ci importa. Vera è già nel percorso 103 a studiare i Pokémon. Perché non vai a incontrarla? È una buona idea, no? Vabbè, sì. Fantastico! Vera ne sarà felice! Fatti insegnare da lei cosa significa essere un allenatore. Ah, sì. Se dovessi perdere, usa il navimappa del tuo multi-Pokémon. Pokémon. Vabbè. Lì puoi vedere la tua posizione attuale e il percorso 103 dove si trova Vera. La vera Vera, aggiungerei, non quella finta. Era brutta. E ricorda, se tu e la tua squadra vi stancate, tornate a casa per riposarvi. Tu e la mia squadra, cosa? Oh, ciao! Ciao, Fabrizio. Ok. Quindi. Io direi di andare da Vera. E poi terminiamo qui il video. La prima parte, meglio. Anche se vorrei... Abbiamo Pokéball. Allora, X. Borsa. Vediamo se abbiamo Pokéball. No, voglio la Pokéball. No, voglio catturare i Pokémon. Porca troia. No, niente, non abbiamo Pokéball. Peccato. Perché sinceramente... Oh, guarda, andiamo piano. No. Ah, sti cazzi. Oh, di già? Cos'è un Zigzagoon? No, non è The Warpole! Warpole! Questo Pokémon non mi piace per niente, ma per completezza lo catturerò. Ovviamente non adesso perché siamo senza Pokémon. Non azione, azione, azione! Vai, pacioccone! Pacioccone! Pacioccone, non tanto, minchia, ti spezzo le zampe. Le zampe, lotta! Azione! Vai! Pacioccone, usa azione! Mamma mia, con quale cattiveria!
Orto! Pacioccone è salito a livello 6! Attacco, difesa, attacco speciale, difesa speciale. Ok. Come vedete, il nostro Pokémon, il nostro Mudkip, è attacco 16 e più che altro fisico, non è speciale. Buono a sapersi, buono a sapersi. È un Mudkip è più... Perché piano piano sto imparando... Come funzionano i Pokémon? Perché non è facile, che? Se i tuoi Pokémon sono stanchi, sì, tu li leggo tutti con la voce di Vera. Se i tuoi Pokémon sono stanchi, sì, tutti, vabbè. Se sti cazzi, se i tuoi Pokémon sono stanchi, portali in un centro Pokémon, ne troverai una sola rosa qui vicino. Sai perché si chiama Sola Rosa? Esatto. Solo Rosa lo sa. Mamma mia, era brutta questa, un altro Warpol. Pacioccone ti apre, Pacioccone ti apre la faccia, ti apre la faccia, ti apre la faccia. Ragazzi, ditemi se vi vanno bene video magari tra i 20 minuti e la mezz'ora di Pokémon. Perché se vi vanno bene, Peppo vi accontenterà. Se volete video di 30 secondi me lo dite. In quel caso mi conviene a me, faccio big money. Divento ricco e non scendere perché non c'ho voglia di rifare la strada. Va bene, saliamo su. Ciao, io lavoro in un Pokémon Market. Tu sembri proprio un allenatore in erba. Non è vero, sono un Pokémon in acqua. C'ho Mudkip, non mio Pacioccone. Ma è il tuo giorno fortunato, sono qui apposta per insegnarti qualcosa di utile. Tipo cosa? Lo vedi quello? Per prima cosa, quello è un Pokémarket, lo puoi riconoscere dal tetto blu. Vendiamo moltissimi prodotti, fra cui le Pokéball, che servono a catturare i Pokémon. Ed ecco un esempio di quello che offre il negozio, omaggio della ditta. Pozioni, roba inutile essenzialmente, però vabbè, possiamo anche... Magari le useremo, non si sa. Una pozione può essere usata in qualsiasi momento, è uno strumento davvero utile. Ah, e questo è un centro Pokémon, lo puoi riconoscere dal tetto rosso. O dal fatto che c'è un cartellone enorme, qua curiamo i Pokémon, quelli morti. Però, hey. Se parli con la ragazza all'interno, rimetterà completamente in sesto la tua squadra. Bene, questo è tutto quello che avevo da insegnarti. Grazie. Un cuore d'oro, cuore d'oro ti devono chiamare. E ora buon viaggio. Questo qua arriva, parla con uno sconosciuto... Che essenzialmente ha 10 anni, mi dice cose che essenzialmente sanno tutti, pure quelli che non hanno giocato a Pokémon. È... Ok, va bene. Quindi ragazzi, se questa prima parte di Pokémon vi è piaciuta, ovviamente ragazzi si può dire che è stata la più moscia, perché essenzialmente c'è tutta la parte, ma sono un maschio e una femminuccia, ma c'è il pistolo, la pistola, c'è quella roba lì. Però ragazzi, dal prossimo episodio in poi scopriremo tante belle cose. Fatemi sapere i video quanto li vorreste lunghi, magari se tra i 20 e i 30 minuti vedrò di accontentarvi. Io non vorrei andare oltre i 30 minuti perché ultimamente, come vedete, non è che mi sto impegnando a far video corti perché non ce la farò mai, però per il canale bisogna farlo perché c'è il discorso watch time, molti non sanno questa roba e credetemi, è anche un casino, quindi... Non posso fare video che superano l'ora e mezza, ecco, diciamo, perché si sputtana il canale. Detto questo, essenzialmente è nulla. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Noi ci troviamo ad un prossimo video. Alla prossima parte di Pokémon. E nulla. Ciao ciao!